Sta arrivando l'estate, voi vi tenete le vostre porte aperte perché fa caldo e naturalmente possono arrivare anche i ladri e quindi se voi avete dell'oro in casa, non tenetelo in casa, se avete paura dei ladri, monetizzatelo da Mara Guidetti. Mara Guidetti vi aspetta a Scandiano, vi dà la super valutazione del vostro oro, non solo oro ma anche argento ed altri monili o gioielli che Mara Guidetti vi monetizza immediatamente. Super valutazione dell'oro se ne portate più di 100 grammi. Ricordate, Mara Guidetti a Scandiano di Reggio Emilia. Allora, meno di un'ora, adesso ci dai dentro adesso perché continuiamo con... Sì. Fai un riepilogo di quello che hai preparato, ci sono già due padelle che vediamo pronte. Allora, che cosa ci hai messo? Manca solo da buttare la pasta nell'acqua e dopo mischiare il condimento nella pasta e il tagliolino, il salmone è pronto. Allora, okay. Qua hai cotto con dell'acqua la zucchina. Che aggiungeremo al salmone e cipolla. Salmone e cipolla che è soffritto un po' con un po' di olio. Sì. Per i tagliolini. Quindi, e dopo ci manca il tocco finale della panna fresca. Che noi intanto mettiamo... Va fatto per ultimo. Ok. Facciamo bollire l'acqua? Facciamo bollire l'acqua. Ok, allora l'acqua sta andando. Poi okay. Cosa dobbiamo fare? Adesso bisogna iniziare col secondo, le zucchine. Col secondo, le parmigiane e le zucchine. Allora vediamo la ricetta, se la mettiamo a pieno schermo delle parmigiane. Tu intanto cominci a lavorare. Noi intanto spieghiamo Che cosa succede con questa parmigiana di zucchine. Stai praticamente... Parmigiana di zucchina alla siciliana. Adesso io taglio a fettine sottili la zucchina. Prego, si accomodi. Prima avevo il cosino, vediamo se c'è ancora. Era se ce l'avevi prima. Sembri quasi uno speaker da telecronica di calcio. Sì, vabbè. Sì, ma infatti qua perché dobbiamo accelerare. Vai, vai. Cosa abbiamo perso? Il coltello? No, tranquillo, guarda, vado con questo che è ancora meglio. Questa è un'arma letale. Fettine sottili le zucchine. Vanno tagliate tutte le zucchine. E poi no, fatta mai usare il coltello in direzione del corpo, bisogna fare il contrario. Sono abituata. Ma se ti tagli dopo? No, questo è un coltello innocuo. Abbiamo l'infermeria già pronta, allertate la protezione civile. Va tagliata la zucchina a metà, è fatta così, è tagliata a fettine sottili. Una volta che abbiamo tagliato tutte le zucchine, dopo provvediamo per il condimento e facciamo velocemente il sugo di pomodoro. Ma scusa, con questo fare qua non si riesce? Posso provare? Sì, 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 fa anche con quella, Però dopo non vengono... Vedi come vengono piccoline. No, va bene però. Posso farlo? Sì, vabbè. Vai, vai, bravo. Io di solito uso quella rondelle. Bravo, vai, vai. Vado? Così mi dai una mano. Dai, do una mano. Nella vita ho fatto tante cose, ma in cucina non ci sono mai andato. Beh, dai, vengono bene. Bravo! Bene, dai, bravissimo. Ok. Tagliamo anche questa. Quante ce ne vogliono di zucchine per la parmigiana? 700 grammi. Vabbè, una l'abbiamo usata per... Sì, però queste bastano. Queste bastano perché ne facciamo meno per mezzo chilo. Sì, esatto. Queste possono bastare, te ne serve ancora un'altra? Mi servono tutte queste. Tutte? Sì, vuoi che faccia io? Vai, 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 dai, che dai, tu ci adesso in mano, vai, che io devo condurre vai, la trasmissione, non devo fare il cuoco. Sì. Parlo un attimo lei con Frank. Lei non mi vuole, so se andrei io. Ma va là, perché secondo me tu sei branato come me. Frank, dove sono prossimamente? Estate ricca di tanti appuntamenti, sei per locali ancora, visto a Rimini o 007. Locali, feste di piazza. E siamo contenti perché è un'estate molto intensa. Bene, questo mi fa piacere. Sì, quindi faremo molti locali, lo 007 d'estate, uno dei pochi locali, poi tante feste vabbè, di piazza. Quello è il locale al mare, è ovvio che tenga certo, aperto. Certo, la festa di Loiano a luglio, è il 17, poi abbiamo anche in piazza Lido Adriano il 20. Vabbè, sono tanti appuntamenti. Tanti appuntamenti, poi in Romagna tantissimi, al nord, in Friuli, Udine, eccetera. Se volete sentire la bella voce di Franco, la bella voce di Lorena, visitate il sito Frank David, tutto attaccato, Frank con la K. Sì, con la K. frankdavid.com o la pagina Facebook. Ah, ci sarà un bel evento, sai, alla Sagra del Mongustaio anche. A Redda, il 17 con due orchestre, noi i Grambellini insieme. Ah, bello, proprio, sì. Fate, cioè... Mercoledì 17 agosto, bene, bene. Sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Con chi parliamo? Sono una vecchia parmigiana trapiantata a Parma. Faccio tanti complimenti e ciao mamma. Beh, guarda, questo mi fa molto piacere. Lei chiama da Parma, signora? Chiama da Parma? Sì, dal Parmense, diciamo, non proprio città.
Mi dica il paese, che così magari vediamo di... Sala Baganza. Sala Baganza, aspetta un attimo, seguimi Luca. No, adesso facciamo questo giochino mentre lei taglia le cose. Mi sa dire anche... Facciamo questo giochino strano. Signora, mi sa dire anche dove abita, perché vogliamo venirla a trovare a casa sua. Eh? Sono vicino ai boschi di Carrega. Ai boschi? Di Carrega. Ma figurati, dai, questa è una battuta. Dai, dammi l'indirizzo di Sala Baganza. No, ma fa niente, dai. Dai, no, dai, incognita. Ti vogliamo venire a trovare. Grazie. Niente, non vuoi, vabbè, giusto un po' di privacy ci sta. Va no, bene, figurati. Dai. Tranquilla, ciao. Saluta gli amici. Ciao, ciao. Ciao, pronto? Ciao. Buongiorno, c'è un'altra telefonata. Come va, Lorena? Andiamo bene? Stiamo continuando a tagliare le zucchine. Ogni tanto fatemi un'inquadratura su Lorena che taglia le zucchine, perché è veramente splendida, insomma, ti vedo bene. Pronto, buongiorno! Pronto, ciao Fulvio, e pochi ci siamo visti, sono Tonino di Faenza. Oh, Tonino Servadei, come stai? Sto benissimo, come hai visto ci siamo visti l'altra sera. Sì, azienda, vedendo esatto. I tuoi grandissimi ospiti, desideravo salutare te e salutare il grande capo orchestra Frank Davis. Grazie, però, gentilissimo, ciao. In particolare... Ciao. Lorena, che la conosco da quando incominciò a cantare con l'orchestra Gremellini, esatto. E poi dopo continuato, e l'ho sempre considerato una grande artista, fin dalla prima volta che l'ho visto sul palco. Grazie, vero, Tonino, io ho un bel ricordo di te, davvero, del forno soprattutto. Del forno. Esatto. Tonino, ce l'hai ancora il forno? Ce l'hai ancora il forno? Desidero salutare molto Luca Galbucci, lo conosco anche lui da tantissimo tempo, quando suonava nell'orchestra Borghesi. Luca, e poi dopo subentrò nell'orchestra di Luana. È vero. E ho un bellissimo ricordo, perché era l'unico orchestrale che mi suonava Primo Maggio. Sai cos'è Primo Maggio, vero? Lo fa ancora, Primo Maggio, vero? Un valzer, se non sbaglio. Eh sì. Primo maggio, che fu il debutto dell'orchestra di Robertino in piazza Forlì. È vero, il primo maggio del Robertino, è vero, andava sempre già con Casadei. E Luca era l'orchestrale che me lo suonava tutte le volte. Bravo Tonino, Tonino, ce l'hai ancora il forno? Oddio, io sono in pensione, ma ci sono i due figli. Che fanno i fornai, che hanno tre negozi. Dove si trova il forno? Il forno si trova in via Filanda Vecchia, però abbiamo un bellissimo negozio in corso Garibaldi, di fronte alla piazzetta di San Francesco, dove fanno la festa del torrone. Corso Garibaldi dove? A Faenza? A Faenza, sì, in corso Garibaldi, di fronte alla piazzetta di San Francesco. Dammi il numero di corso Garibaldi. Non lo sai? Il numero del negozio, il numero civico. È il 56, se non è. Comunque ascolta, tu se ti trovi davanti alla piazzetta, guardi al monumento di Torricelli, ti giri verso i muri e vedi il negozio lì di fronte. Corso Garibaldi 56 a Faenza, andiamo a vedere, sì. che cosa c'è. E poi vorrei ricordare anche l'altro figlio, se mi è concesso, che fa il pasticcere, la famosa pasticceria verso l'autostrada, vicino al Cine Dream, che vanno a mangiare i bomboloni alla notte, che sicuramente gli orchestrali quasi tutti si sono fermati a mangiare i bomboloni quando rientrano la notte dal servizio che hanno fatto. Senti, la stai vedendo la televisione? Sì, sto vedendo, però non questo è il corso Garibaldi, dove dobbiamo andare? In avanti, indietro, no? Dove stavo cercando il tuo forno? Qua c'è... Ah, sì, cercate il corso Garibaldi alla piazza di San Francesco, di fronte... Vabbè. Va bene, sì? No? Vado in un'altra direzione? Qua c'è Symbol, che cosa c'è? C'è un bar qua, mi sembra. Vabbè, No, proprio sul corso. Proprio sul corso, vabbè, insomma adesso qua... Quadra il monumento di Torricelli. È il monumento di Torricelli. Di fronte alla chiesa di San Francesco. Vabbè, qua non lo vedo. È in corso Garibaldi il monumento? Sì, in corso Garibaldi, sì. Prima di arrivare al semaforo di corso Garibaldi. Prima di arrivare al semaforo di corso Garibaldi. Vabbè, adesso qua c'è una piazza... Qualche piazza? Sento un'altra parte. Vabbè, sono da un'altra Va parte. Va giù per corso Garibaldi verso la stazione. Giù. Va bene.
Va bene, allora adesso qua... Questo l'incrocio. Abbiamo un po' di difficoltà a trovarlo, comunque... Abbiamo fatto un giro per Faenza. C'è il numero 5. Comunque, se tu lo chiedi a Lorena, lo sa benissimo, perché dov'è il forno, perché gli orchestrati sono venuti quasi tutti la notte quando lavoravo a mangiare alle 4, alle 5 del mattino. Sì, che sei per strada, è facile, adesso qua con il computer un po' di via. Torino, alzalotte! Ciao Torino! Salutami tua moglie! Grazie per la tua telefonata. Un grande abbraccio Lorena, e sicuramente in quest'estate ci vedremo diverse volte, perché è una delle mie cantanti preferite. Ci sono molte serate. Vi aspetto, un abbraccio, ciao. Ciao Tonino, ciao. Allora, cosa stai facendo Lorena? Allora, tu, non arriviamo in fondo. Sto cuocendo proprio per 10 minuti così la salsa di pomodoro con un pizzico di zucchero, un pizzico di sale e un po' di pepe. Cosa ho fatto? Sta scaldando? Sì, credo, spero. No, hai usato la pentola giusta, va bene. Hai visto? Sì, è a posto. Pranziamo qua prendiamo qua l'unica che c'è. Allora pomodoro, dai, poi andiamo allora avanti. L'unica cosa che io adesso vado a lavare questo dopo fra un po', perché la devo riutilizzare. Si è spento l'acqua, che cosa è successo? La devo riutilizzare dobbiamo friggere le zucchine, perché per far prima faremo così. Però friggi nell'olio? Per fare la parmigiana? Sì. Bene, allora l'alternativa è invece cuocere nel forno. Le si mettono così tagliate. Lorena, diamoci una mossa, dai, perché sennò qua non ci sentiamo. Guarda, facciamo il resto. La pentola, mandiamo un pezzo. Vado a lavare la pentola. Un pezzo, dai. Okay. Ce l'abbiamo questo pezzo, questa cover. Sì, è un brano rifatto. Sai che nelle cover aspetta, piace. Che c'è il telefonato, Frank. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Fulvio. Capucci, immancabile. Grazie per le ciliegie dell'altro giorno. Ciao, Giancarlo. Sì, volevo salutare Frank David e la Lorena, grande ballerina e cantante, grande artista. Bene, grazie. Quindi con Frank ci conosciamo da parecchio tempo e anche lui ha una grande voce, se no io non li seguo mica se uno non canta bene. No, infatti, se uno non canta bene, Carlo. Invece di darle le ciliegie, gli dai il calcio del sedere, va bene? Sì, va bene Fulvio, ti vedo in forma, mi fa piacere vederti così, in forma. Sono le tue ciliegie che mi tengono in forma, le ferrovie che sono le più buone. Okay. Mica male, buonissimo. Ciao. Colazione con quelle. Ciao a tutti. Ciao Giancarlo. Ciao allora, Giancarlo. Presto degli stadi. È la cover famosissima vincitrice del Festival Sanremo di quest'anno. Sai, noi piace anche nelle cover riarrangiarle e dare loro un vestito nuovo. Questa è un giorno. Versione. Un giorno mi dirai nell'esecuzione. Il papà che parla a una figlia, alla propria figlia. Esatto, è l'esecuzione dell'orchestra di Frank Day. Possiamo partire con il brano, la nostra regia, eccola qua, ce la propone. Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te e tu riderai di me. Un giorno ti dirò che ti volevo bene più di me e tu riderai di me e mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve piangere mai, e mi dirai che un uomo deve sapere difendersi. Un giorno ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te. E tu non capirai e mi chiederai perché. E mi dirai che un padre non deve piangere mai,
non deve arrendersi mai. Tu mi dirai che un uomo deve sapere proteggersi. Note alte, un po' rauche, come sì. Gaetano Curreri. Aspetta, aspetta che devo vedere questa operazione. Dai, dai. No, no, vai, 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 vai pure avanti. Allora, vado. Inquadra la nostra Lorena che sta buttando i tagliolini pasta. Freschi della Coop per condire, per fare sì, perché... naturalmente questo piatto a base di salmone, cipolla e salmone, zucchine, cipolla, aggiunta zucchine, l'ultimo minuto. L'ultimo tocco, una volta cotta... Hai visto cotta, quanto è il tempo di cottura di questi tagliolini? Una volta cotta, vado, ma saranno 5 minuti, ma 5, solo 6. Quello nuovo, 3-4 minuti. Solo, vedi che fan presto. Ci siamo. Ci siamo. Perfetto. E dopo li metterai a saltare? Sì, li metto lì e mantechiamo. Mantechiamo. Adesso sto friggendo le zucchine, che friggendo le zucchine che in alternativa si possono fare nel forno per farle un po' più leggere. Adesso io qui ho messo uno strato di salsa di pomodoro che ho fatto prima con un pizzico di zucchero, un pizzico di sale e pepe e un goccio d'olio, questa è la salsa. Adesso verranno messe le zucchine fritte. E dopo questo dove deve andare? Dopo, una volta che facciamo tutto, andrebbe mangiata. No, ah no, è già pronta, no, non va nel forno? No, perché le abbiamo fritte le zucchine, quindi è un piatto che va fatto così. Ah, perfetto, quindi non è, perché di solito queste cose no, allora, sì, infatti la mettere nel forno, no, Ho toccato il microfono. No, infatti si potrebbe mettere nel forno per fare giusto sciogliere la scamorza, capito? Vabbè, però se uno il forno non lo vuole usare, la scamorza è buona. Noi ce l'abbiamo, preferisco. E allora vai, accendilo, così facciamo presto. Va bene. Perfetto. Allora, accendiamo il forno, lo mettiamo a 175, vediamo perfetto. Un po' cosa succede, così dopo gli diamo una scaldatina. Allora, qui abbassiamo. Qua, abbassiamo anche qua, che vedo che sta bollendo. Perfetto. 3-4 minuti, facciamo prestissimo. Ma puoi anche sentirla, mi se serve, sì. Aggiungere. Un po' d'acqua? Di cottura? Sì, adesso lì bisogna... Il segreto è l'acqua. Vuoi di un cottura. Mescolo? Sai cosa? Dovrei accendere quello, si può? Certo che si può. Accendilo un pochino. Un pochino. Basso, eh? Basso. Basso. Aggiungiamo l'acqua di cottura nel salmone, zucchine e cipolla. Secondo me sta già, continuiamo a mescolare, perché sei impegnato su 4 fornelli, santo cielo, come si fa? Ecco, assaggia da te, mi dici sei cotta, poi la scoliamo. Ancora si sento che dura, tagliolini al salmone, secondo me ancora... e le zucchine? Eh? Le zucchine le hai già aggiunte? Le zucchine sono già aggiunte, sì,
Una volta cotta la pasta, la mettiamo in mezzo al condimento e ci aggiungiamo la panna che verrà cotta, mantecata con la pasta in 2 minuti. Poi si può mangiare. Andiamo a sentire allora questi tagliolini, perché adesso poi qua con l'orologio noi non abbiamo molta confidenza. Allora, le zucchine vanno girate. Okay. Direi sì, infatti 3-4 minuti giusto. Cotte? Ottima questa pasta. Già il sapore COP. Così scondita. Viva la COP! La COP sei tu! La COP sei tu! Chi può darti di più? Questo slogan ormai è diventato... Ringrazio ancora il personale della COP di Cavriago, che tutte le mattine è sempre molto disponibile nel prepararci gli ingredienti e i menù che i nostri cuocantanti... Faccio vedere... Cosa stai facendo? No, parla pure. Vado, Vai. Faccio vedere il prossimo passo, che è questo qui della mollica. Bisogna, con le mani, non lo facciamo, tutta la mollica del pane va aggiunto... Un goccio d'olio, sale, pepe e il basilico che mi hai preso. Basilico, quindi apriamo questa confezione di basilico fresco. Sì. Questa la sminuzziamo. Beh, adesso questa cosa è veramente molto originale. Sì. Pane. Pan, sì, mollica di pane. Un po' di basilico te lo metto qua mentre io controllo la pasta. Yes. Perché secondo me sì, a questo voilà, punto che adesso, secondo me, è pronta. Secondo me... è pronta. Assaggia la sentire. Forchetta. Sì, sì, no, è pronta. Vedo che già galleggia, è giusto. Quindi, cosa succede adesso? Lo dobbiamo mettere lì? Se è cotta, va messa, va scolata nel suo scolapasta. Te lo prendo? No, non usiamo lo scolapasta. Possiamo usare... La... Questo bravissimo. Qua, ma devo farlo io? Oh! Oggi tu adesso mi dai... mi hai fatto star ferma un'ora e adesso devo fare tutto di corsa. Hai visto? Altro che parodi. Guarda, oggi mi hanno assunto come aiuto cuoco. Ok, scolala bene, perché sennò l'acqua di cottura è troppa. Ok, va benissimo. Guarda. Quindi qua dobbiamo dargli un po' di bio bio, giusto? Qua possiamo fermare. Lì possiamo togliere quella pentola. Possiamo togliere questa ecco, pentola. Ecco, io adesso sto sminuzzando la mollica di pane. Ci aggiungo. E qua che cosa succede? Ecco lì, guarda. Vengo io? Vieni tu. Vengo io e facciamo una cosa. Questo la metto qua. Questo lo metto qua. Adesso prendiamo questo qua. Mescoliamo col condimento. Sì, il nostro forno è andato, come succede spesso, si è spento da solo per un improvviso aumento. Ecco qua, adesso c'è. Adesso tu mi fai un favore, mi prendi la panna dentro il frigo. La panna dentro il frigo, ci vuole dentro... la panna. Prendiamo la panna. È già dentro la sua tazza, il suo bicchiere di vetro. Ah, ecco, quella che hai preparato prima. Perfetto. Per questi tagliolini che si presentano bene. Eccola qua. E io adesso panna fresca, mi raccomando, perché la ricetta è tagliolini in agrodolce. Così. Che non sia troppa, se no si sente solo la panna. Noi ne mettiamo poca per dargli colore. E un po' di sapore. Frank, però dovevi venire tu a dare la mano al tuo cantante. Non ti ha voluto? Non mi ha voluto. No, oggi mi guardi e basta in versione da. Va bene, in versione di. In versione cuoca, cuocantante, come dici. Cuocantante, esatto. Allora, vediamo. Allora, guarda, il profumo è eccezionale. Siamo pronti. Sì. L'aspetto meraviglioso. Tagliolini, salmone. Basta, zucchine possiamo... e cipolla, ne metti un po' in questo piatto che lo teniamo da esposizione per far vedere come hai fatto. Il resto dopo ce li prepari un po' per noi. Se poi uno vuole osare ancora un po' di più, cosa ci mette? Un po' di grana sopra. Un po' di grana col salmone? Sì. Ma è un suicidio! Sì, sì. Ma dai, ma cosa andiamo a mettere la grana sul salmone? Sì. Ma no! In Sicilia lo facciamo, però non è obbligatorio. Volendo, se uno è goloso, guarda, ci può mettere anche un po'. Pronto? Aspetta, guarda, io ci metterei così, tanto per... Oh, tanto... spegniamo che mi si bruciano. Spostala, la sposti. Ah, è vero. Sposti al centro. La fettina di basilico qua, ci può stare? No, coreografica. Sì, ci sta. È geografica? Ci sta, geografica. Un po' di pepe, ce l'hai già messo? Non ci vuole più niente. Non ci vuole più niente. Quindi questo è il piatto...
Adesso però devi fare una cosa molto semplice, cara la mia bella... Sì, io vorrei alzare la fiamma qua. Sì, sì, appoggio pure che si alza. Che sennò non riusciamo... Allora, l'alziamo, alziamo, dov'è l'interruttore? Qua, è andato in tilt? Sì. Sì, un attimo, allora adesso vediamo. Non c'è problema, tanto no, dobbiamo mettere nel forno. Bagna, quando si bagna, ecco, quando si bagna può succedere. Ecco, adesso lo mettiamo qua, perfetto. Pronto. Allora, adesso per cortesia, sì? io sono l'assaggiatore ufficiale, me ne metti un po' in questo piatto, poi magari ne prepari un altro anche per Frank che viene qua ad assaggiarli. Pochini, perché, ecco, basta. Dobbiamo farla. Frank, vuoi venire ad assaggiarlo? Ha detto Eccolo. Che ha fame, dimmi un po'. Ho fame, no. Sì, li assaggiamo. Grazie. Forchetta. Tanto direte che sono buoni anche se non lo sono. No, se non sono buoni te lo dico io, non è la prima volta che mi capita di dire che ci manca qualcosa che non sì, so. Sì, avevo fare. Sentito l'altra volta. No, perché sennò mi dicono che sono sempre... Mi sembra giusto, bravo. Ottimi. Vai, sei sicuro di aver messo l'acqua nel sale? E il sale nell'acqua, scusa. No, non gliel'abbiamo messo nell'acqua della pasta. Leggermente insipida, leggermente. Non gliel'ho messo. Ragazzi, ho un po' l'ho là. Messo nel condimento, nell'acqua non gliel'abbiamo messo, perché vedi, dopo mi fai fretta. Beh, quindi voi metteteci il sale, mi raccomando. No, ecco, infatti, l'unica cosa che manca è il sale nell'acqua. Il sale. Perché? Il sale. Perché io a casa non glielo metto mai, vedi? E qui non l'ho fatto. Mm. Però metteteglielo. Capito? Fai sempre la pasta senza sale nell'acqua? Sì. Sì, perché a casa mia non mangiamo. No, però è una buona soluzione contro l'ipertensione. Ma perché già fai il condimento col sale, no, però l'olio. ci manca un po' di sapore. Sì. Lorena, cioè. Adesso li assaggio anch'io. Sì, manca un po' il sale, sì. Ok. Dove ce l'hai il sale, scusa? No, adesso non ha senso. Okay. Quindi? No, però devo dire che i sapori sia delle zucchine che... del salmone che della panna si sentono tutti e tre ed un bel miscuglio. Se ci fosse appunto questa punta un po' di salato, sì, sarebbe stato meglio. Bada, bastava salare l'acqua. E l'emozione della prima volta, Lorena, diciamo. No, così. Non ero emozionata. È che tu sei abituata a non... Non ero emozionata, anzi, ero carica. Allora, adesso stai facendo che sì, cosa? Abbiamo mezz'ora, devi preparare anche il dolce? Sì, noi stiamo friggendo le zucchine, però visto che il tempo è quello che è, poi abbiamo acceso il forno, noi le mettiamo qui, così. Quante le devi usare? Tutte queste? Sì. Bene, allora facciamo una cosa, mentre tu friggi le sì? zucchine, yes. Mentre tu friggi le zucchine, noi mandiamo ancora la pubblicità e poi ci ritroveremo. Come sono, Frank? Buonissime. A parte... Vuoi un tovagliolo? A parte che sono un po' insipide, ma sono buonissime. Gioia, sono diventate insipide. Come facciamo? Ah, ve le mangiate così. sono buonissime. No. Devo dire che in realtà... io non sono abituato, però insomma, quando vado a mangiare, mi preparando a mangiare, ci metto sempre il sale, però certo. Personalmente devo dire che se dovessi scegliere personalmente sì. Tra un piatto salato e giusto con l'acqua, col sale e questo qua, io mangerei più volentieri questo. Perché il sale, sì, dà sapore e tutto quello che vuoi, però per quanto mi riguarda, dopo... Insomma, rende le cose troppo saporite. Bravo, e così senti meglio il sapore degli ingredienti. Ammazzerebbe il gusto. Come certo. Il caffè, io per esempio lo prendo senza zucchero. Senza zucchero, senti il vero sapore. Cosa hai fatto qua? Questa allora. È la mollica di pane che viene sbriciolata col basilico, un goccio d'olio, sale e pepe e va messa nelle zucchine col pomodoro, con sopra la salsa di pomodoro. Yes. Sopra va ricoperto. Sì. Un po' di pepe. Allora, mentre tu fai questo, quindi le copri, poi ci metti un altro strato di zucchine. Poi ci mettiamo... Scamorza e prosciutto cotto e poi di nuovo da capo. Bene, allora, mentre la nostra Lorena procede con questa operazione, mandiamo un attimo di pubblicità e poi noi ci ritroviamo per il, diciamo, la preparazione finale degli altri piatti. Ecco, guarda, fammi questa inquadratura perché voglio vedere questa operazione. Ecco, la mollica di pane. Quanto ce ne va? Ma guarda, io sto andando ad occhio, però le dosi le abbiamo date prima, 700 grammi di zucchine. No, vabbè, ad occhio, però deve coprire completamente. Deve coprire un po', così, un pochino. Ecco, adesso ci metto il prosciutto cotto sopra. Vediamo, ecco. Allora, vediamo questa operazione. Il prosciutto cotto sopra. Da buona, amante della cucina, sì. Non grassa, hai tirato via la parte del grasso, che è la più buona, Allora, zucchine, questo è un piatto interessante, sì. Zucchine col pomodoro in fondo,
La mollica di pane è una cosa che caratteristica non mai... siciliana. Caratteristica. Poi questa è scamorza. Scamorza sopra. E poi ci aggiungiamo di nuovo pomodoro, zucchine, mollica, prosciutto, scamorza, fino a fare tanti strati. Ma questo secondo te andrebbe mangiato così dopo, no? Va messo nel forno. Ah, ecco, infatti. Per si scioglie tutta, no? Per sciogliere il tutto, capito? Dai, che abbiamo 25 minuti, facciamo il secondo strato velocemente. Il pomodoro non ci va prima. Vedi, mi fai fretta. Il pomodoro, dai, va bene, mettici il pomodoro prima. Ecco, la salsa di pomodoro che ho fatto prima. L'hai solo fatta scaldata? L'ho fatta cuocere, 5 minuti. Solo scaldata, non ci hai messo nulla? No, ci ho messo un pizzico di sale, un pizzico di zucchero. Anche sale e pepe, sì. Sale e pepe. Tadam. Così. Hai visto? Velocissimi. Zucchine, ecco, allora aspettiamo un attimo perché voglio vedere adesso che vai di fretta, ti vedo molto è carica, vai Anche se ne dobbiamo friggere delle altre, basta così. Bisogna metterle tutte, però se vuoi facciamo una cosa, visto che il tempo è quello che è, poi a casa faranno dai, friggiamo le ultime, tanto dai, mettiamo su tutte. Tanto dopo si cuociono nel forno, l'alternativa per non farle fritte, quindi in modo che rimangano più leggere, è quella di cuocerle nel... E quello di cuocere nel forno direttamente senza friggerle, capito? Ah, però magari nel forno, secondo me, con il prosciutto cotto e la scamorza ci sta bene. Non bisogna neanche di friggerle volendo. Allora, base di pomodoro con zucchero e sale, zucchine fritte, prosciutto cotto, prima la mollica di pane in questo impasto che vedete qua con olio e... Olio basilico. E un po' di pepe. E sale e pepe. Sale e pepe, olio basilico e un po' di pepe. Quindi questo diventa un... Hai visto? Sì. È particolare, la caratteristica, il tocco siciliano. Piatto siciliano. Quello della mollica, capito? Forse ci voleva anche il peperoncino. No. Non ci voleva il peperoncino? No, assolutamente, niente peperoncino. Niente peperoncino. Allora, facciamo l'ultimo strato, mettiamocelo tutto. Poi copriremo... Così. Niente ancora. Più zucchine, quindi queste sono finite. Sì, quelle lì se sono cotte gliele mettiamo. Le mettiamo alla fine? Adesso bisogna mettere di nuovo il prosciutto. E scamorza, così facciamo bello, il grasso glielo teniamo, va bene. Va bene, dai, no, gli dà più sapore. Sì, dai. Uno e due. Uno e due, scamorza. Scamorza. Poi magari ci facciamo l'ultimo giro con ancora le zucchine. Quello è tutto quello che abbiamo, che ci sta, tanto... Non bisogna buttare via niente. Dai, ultimo giro con queste zucchine che giriamo. Assolutamente. E poi volendo, guarda, possiamo... In dirittura d'arrivo. Mettiamo sopra così anche ancora. Ancora pomodoro. E le zucchine. Yes. Finiamo con le zucchine o col prosciutto o con cosa? La parte più alta, quale deve essere? Bisogna finire con, secondo me, non con prosciutto e scamorza, ma con zucchine e pomodoro. Zucchine e pomodoro, sì. Benissimo. Allora, ormai quindi è finito. State con noi, sì. Lanciamo la pubblicità, tra poco.